Allora, noi eravamo molto pratici perché poi, tra l'altro, mi rifacevo ad anni addietro quando la generale ancora era operativo sul campo e c'era un periodo anche molto serrato di campagne di informazione sulla sicurezza stradale. Ci racconti dei casi vissuti? Perché uno dice, ma lei parla di teoria, 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 poi nella pratica, ma lei la pratica l'ha vissuta concretamente, Sì, anzi. purtroppo sono cose che vengono lasciate alla, vorrei dire, non vorrei che si offendesse nessuno, alla fantasia di chi le fa e allo spirito di responsabilità di chi le fa, all'ardimento, all'osare di chi le fa, perché non è previsto da nessuna parte che si debba fare, per esempio, un controllo del territorio, tanto per dire, dall'alto, dall'elicottero. Io lo so, essendo pilota di elicottero, so che cosa si vede dall'alto. Le nostre forze di polizia hanno gli elicotteri. Però costa tanto muoverli. Però costano. Ma lei questa cosa la faceva e segnalava Ma io la le anomalie? facevo per conto mio, nel senso A sua che così volontariato. facendo i miei voli normali di mantenimento del in ferie o un giorno di riposo, eccetera. Io con persone, senza che facciamo nomi, ma insomma con persone che avevano compiti operativi, mi divertivo a segnalare quali autotreni, quali tir stavano sorpassando a 3-4 km da dove facevano un posto di blocco, per esempio. E dopo 5 minuti nessuno più sorpassava, perché tutti si erano passati Altre o col parole. CB, con la radio o con i telefonini, si erano passati la notizia: attenzione, lì c'è un posto di blocco, c'è qualcuno in aria che ci vede, quindi. Quindi, telefonata, pronto? Pronto, è Danilo da Vicenza. Ecco, Sì, buongiorno. a me mi è successo l'altro ieri che sono andato a Montferico. Sì. E correvo la mia strada alla destra, insomma, a un certo momento c'era un pedone che c'era nel passaggio pedonale e a un certo momento camminava e gira tutto un momento, mi traversa la strada, ho fatto una frenata, glielo dico, proprio da infarto Eh sì. perché mi sono fermato a mezzo metro distante. L'ho chiamata signora, si è girata dall'altra parte e non mi ha dato neanche risposta. Mamma mia, è Sì, stato ma un ecco, io angelo che vorrei. l'ha salvata. Ed è stato Sì, perché fortunato. io perché ho pregato la Madonna. Ti dico Infatti. una cosa, io Mamma mia. ho un cugino che è in Canada e fa l'autista perché adesso è andato in pensione. Sì. La corrono 60 km all'ora. Se uno supera i 60 km all'ora, gli levano la patente. Sì. Faceva l'autista. Ha detto ci sono strade, detto, centinaia di chilometri dritte, detto, non c'è nessuno, ci sono i semafori, detto, se tu c'è il semaforo rosso, detto, anche se non c'è nessuno nel lato destro e sinistra, detto, Certo. tu lo traversi, ha detto, Sei dopo 5 spacciato. minuti c'è l'elicottero, Sì. detto, che si ferma È davanti, ci vero. versa il camion e È anche la vero. patente. È vero. Perché non mettiamo un po' di vigilanza in più per le strade, specialmente il sabato di notte? Perché dopo che abito io c'è una discoteca, ci sono i ragazzi che sono fuori di testa. Infatti, è È verissimo questo. esattamente quello che abbiamo detto poco fa. Grazie Lei. mille della Sì, sua. sono d'accordo con lei. Sì, grazie mille della testimonianza, della sua telefonata, molto gentile, guardi, grazie. Adesso commentiamo con il generale quanto l'ha esposto. Leggo anche un messaggio, tutti i locali dovrebbero essere obbligati a far eseguire l'alcol test a fine serata a tutti, senza non possono guidare, se non lo fanno ne rispondono penalmente. Stai fresco, ma qui c'è Non è degli interessi. possibile, non. Purtroppo magari, Questo, ma. cioè, no, ma però quello che diceva, ecco, in questo caso qui, adesso non so se lei è al Guardi, corrente, non è avvocato, ma io. nel caso sventurato, in cui non avesse avuto la prontezza dei riflessi di fermare, tra l'altro mezzo metro proprio vuol dire a pelo, cosa sarebbe successo al povero Al povero autista? Una autista sarebbe successo disgrazia? niente che questo. Lui Niente. sarebbe finito sotto, lo dico in Processo? Sì, sotto processo? provocatorio, lui sarebbe finito sotto processo Un penale, quindi avvocato, penale prendersi per l'avvocato omicidio colposo, colposo stradale, però con stradale, l'aggravante stradale. certo, e sarebbe finito sotto processo perché? Perché
perché è sottile, perché lui non ha moderato la velocità pensando di poter incrociare un pedone così imbecille da guidare, da camminare senza rendersene conto. Questo sarebbe successo. Perfetto, ma allora, questa è l'incongruenza. Da un lato ci troviamo, come dicevo, la bicicletta che attraversa a velocità sostenuta, ma è successo anche un sacco di volte, certo. Peggio vuole, magari se è di notte, se c'è nebbia, eccetera. Strisce pedonali, tu la eviti proprio dello Spirito Santo o ti sorpassa a destra se non hai segnalatori in macchina che sono utilissimi quegli elettronici perché ti salvano un sacco di vite. Sì. Tu girandolo butti sotto, ecco, però sei responsabile tu, lui ha la sua colpa e tu sei responsabile, il trasportatore è responsabile. Ma la normativa è diventata più cogente ma non tiene conto di questi parametri o sì? Dopo non ancora. Bravo. Telefonata, pronto? Pronto? Sento, sono la signora Toffanin Argente. Buongiorno signora, da dove chiama? Da Padova. Prego, dica tutto. Allora, io volevo dire la mia, perché io ho 77 anni e voglio dire che hanno fatto un grossissimo sbaglio lo Stato, i politici, di aver eliminato il servizio militare. Perché questi ragazzi, questa generazione non ha educazione, non hanno regole, non hanno rispetto, non hanno niente. Io ne ho avuto anch'io, maschi, però io dicevo, se hanno bisogno di una pedata sul di dietro, gliela devi dare, perché ti devi è di aiuto. Rispettare le regole, rispettare gli altri e onestamente lavorare, onestamente, ma sì. Siccome che ci sono famiglie che hanno le pezzette sotto il naso, e allora che questo è il risultato. E invece via militare mio figlio, la papa, aveva la varicella ed era di guardia fuori con 39, quasi 40 di febbre. La vigilia di Pasqua mi hanno chiamato, che era a Verona, dice signora, suo figlio è all'ospedale ma stia tranquilla. Pensa che sono tranquilla, qua a Padova sono partita subito e pensavano che fosse il vaiolo, però ma tutti i ragazzi di una volta che andavano via militare, cioè, certo, sì, dovevano essere casa, ma temprati, tornavano a casa che rispettavano, e dopo se da piccolini quando andava a scuola non mi ascoltava, io qualche pedata sul di dietro o un bel schiaffo non è morto. Restava in vita. E si chiamava. Adesso, guarda che generazione che c'è. Mi fa una rabbia perché quando vado in tram o quando vado in qualche parte o col telefonino sempre attaccato a... non ti guardano, neanche vengono addosso e dopo anche dice ma che brutta vecchia, dove vai? Cioè, assolutamente. Ma, io riprenderei anche a... Io no, guardi, io sono... Ne ho tirati su 8 anche di privati, però dicevo, se voi siete d'accordo con me... Io vi tiro sul bambino, altrimenti arrivederci e si chiudeva la porta, ma li ho tirati su bene con rispetto, con i suoi orari, è ora di giocare, è ora di lavarsi, è ora di mangiare e andare a letto. Delle regole, sta parlando di regole. Sì, grazie sì. Signora, grazie molto del suo intervento. Io vi saluto, grazie perché mi sono sfogata un ha po'. Ha fatto bene, ci ha fatto piacere sentirla, signora. Grazie molto della sua telefonata. Ha fatto bene anche a sfogarsi. Anche questo. Qui dentro ci sono tante questioni. È importante. Sì. Voglio dire, noi siamo passati dalla sicurezza stradale al fatto che questa signora si è sfogata e ha detto cose che pensiamo tutti. No, ma il discorso anche qui di sicurezza, direi tutto, se tu hai un'educazione che ti dà delle norme comportamentali, delle regole, che certo. Tu le interiorizzi, le fai parte della tua vita, anche la prudenza stessa ti viene insegnata. Poi il servizio militare, per carità, creava anche, faceva soffrire, ma io sono un po' di sofferenza, nessuno era morto, cioè non penso, io conosco tutti i miei amici che hanno fatto il servizio militare, non sono morti, anzi sono forse più corroborati di quelli che non l'avevano fatto, certo. Per varie ragioni. Però ti fa sì che dopo, quando ti trovi nella situazione contingente, sai come affrontarla. Adesso, dopo la pubblicità, dai, ne parliamo ancora anche del Canada. Anche della questione Canada, dato che accennava il nostro telespettatore. Tra poco, state con noi.